Allora, Pellegrino, il primo momento difficile della stagione, come lo vive la società? Beh, la società lo sta vivendo molto tranquillamente, anche perché è chiaro che dopo essere stati ai vertici della classifica, dopo 6 partite con 3 punti, trovarci a metà classifica, un po' di rammarico c'è anche per quello che abbiamo lasciato in giro, quindi un po' di rammarico c'è, però noi siamo tranquilli. Se all'inizio del campionato, a questo punto del campionato, avessero detto siamo sesti classifiche, metà sette classifiche, è chiaro che noi avremmo fatto salti di gioia, quindi dobbiamo essere comunque tranquilli, cercare chiaramente di lasciare quello, di cercare di fare quello che abbiamo lasciato in queste giornate difficili, ma comunque siamo molto tranquilli. Dopo 6 partite senza vittoria, sia comunque più vicini alla vetta che non alla zona playout, però resta sempre quello della salvezza l'obiettivo primario, dico bene? Beh, credo proprio di sì. È chiaro che ci eravamo un attimino illusi, però comunque resta sempre la salvezza. Sì, è chiaro che sempre ci sia un punto di differenza dalla vetta alla zona playout, quindi siamo esattamente a metà classifica, se vogliamo, quindi gli obiettivi rimangono quelli e sperando i tempi migliori in futuro. Che recupereremo sicuramente degli infortunati, che anche in questo periodo ci sta un pochino qui. Con questi infortunati siamo sempre un po' decimati, noi addirittura mancavano 7 giocatori, quindi non è una cosa semplice, non tanto perché scende in campo che fa il suo dovere, e qui non c'è dubbio, però dopo è difficile con i campi, è difficile con il sistema tattico, comunque è tutto un pochino più complicato. Sulla riforma della Lega Pro, l'anno prossimo la seconda divisione con 9 retrocessioni, di cui 6 dirette e altre 4 play-out, che idea vi siete fatti? Qui se non cambia niente, questa trama è difficile. Questa trama sarà molto difficile, perché tante squadre si attrezzeranno sicuramente per rimanere in categoria, perché come giusto che sia. E quindi io spero che ancora un piccolo ripensamento ci sia su questa regola. Poi se non c'è, è chiaro che dovremmo attrezzarci, perché dovremmo attrezzarci anche noi, perché non vogliamo assolutamente buttare via tutto quello che abbiamo fatto questi anni. Ma il ripensamento in che via dovrebbe essere? Beh, almeno meno retrocessioni, spero, il che non è semplice. Io capisco che non è semplice, non è semplice anche per loro, però ci speriamo ancora in qualche retrocessione in meno. Sì, perché dovrebbero compensare quello che sale il valore della I più abbassare il numero di squadre. Esatto. Penso che alla fine il discorso potrebbe essere esattamente questo, e quindi dobbiamo essere pronti. Visto questo, mi allaccio alla domanda di Nicolò, ma non è il caso di farci un pensierino quest'anno allora? Cioè, visto che comunque si è in ballo, la posizione di classifica non è male, visto questa riforma che è stata annunciata in corso d'opera, quindi anche in maniera secondo me inopportuna, perché queste cose si fanno di solito a voce ferme, non è il caso di provare magari subito per avere un anno di assestamento il prossimo nel caso che cose andassero bene? Questo sicuramente sì, però abbiamo visto adesso, magari in questo periodo qui non ti viene questa idea qua, nel senso che essendo metà classifica, però noi è chiaro che ci muoveremo, è chiaro, però adesso sai, a questo punto guardi più in basso che l'alto, non so quanto sia giusto, però fino a 3-4 domeniche fa guardiamo in alto, adesso guardiamo un attimino anche di sotto, cosa succede? Ma è chiaro che salire quest'anno sarebbe un'idea, questo fine tutto. Parlavi degli infortunati, siamo adesso a quasi dicembre, avete già pensato al mercato di gennaio, per il momento non è un argomento che non avete toccato? No, è un argomento che non abbiamo toccato, perché pensiamo di essere competitivi così come siamo, quindi recuperando tutti, abbiamo dimostrato quando c'eravamo all'inizio del campionato, abbiamo vestito qualcosa di importante. Chiaro che adesso è un pochino più difficile, come era specialmente domenica scorsa.